Ok, allora l'ultima volta abbiamo continuato a parlare di basi eccetera, però abbiamo introdotto, per alcuni concetti che ci servivano, abbiamo introdotto il prodotto scalare canonico. Questo concetto lo vogliamo vedere più in generale. Il prodotto scalare canonico in Rn è un caso particolare di prodotto scalare. Allora, che cos'è un prodotto scalare? Allora, sia V 1 spazio vettoriale su R, basta, non ci sono altre condizioni, quindi può essere uno spazio vettoriale di dimensione finita, uno spazio vettoriale di dimensione infinita. Soltanto vogliamo che sia il campo sia degli scalari sia dei numeri reali. Ok? Allora diciamo, quindi questa è una definizione, si dice prodotto scalare su V, un'applicazione, una funzione, la stessa cosa, si denota con due parentesi angolose con la virgola in mezzo. Dove è definita questa applicazione? Su V cartesiano V a valori in R più unito 0, cioè scusate, no, a valori in R. Stavo anticipando una cosa che devo scrivere da un po', tale che goda di delle seguenti tre proprietà. Quindi un'applicazione da V cartesiano a V a valori in R, tali che la prima proprietà è che, diciamo, allora innanzitutto l'applicazione cosa fa? Associa V W, la coppia V W in V scalare W, che è un numero reale. Lo scrivo qua perché quando poi ci andrò a mettere gli argomenti, il prodotto scalare si scrive così: il prodotto scalare di due vettori si scrive il primo vettore a sinistra della virgola e il secondo a destra della virgola. Allora vogliamo tre proprietà. La prima proprietà è che V scalare V sia maggiore o uguale di 0, e che V scalare V sia uguale a 0 se e solo se V è il vettore nullo. E questo deve valere per ogni V appartenente. La prima di appartenenza. Cioè, quando io faccio il prodotto scalare di due vettori, in generale può venire un numero positivo, negativo, come gli pare. 0, se vi ricordate, quando era 0 dicevamo che i vettori erano ortogonali. Ma quando faccio il prodotto scalare di un vettore con se stesso viene sempre un numero non negativo, e quando viene 0 solo quando il vettore è il vettore nullo. Quindi gli unici vettori che possono essere, l'unico vettore che può essere ortogonale a se stesso è il vettore nullo. In tutti gli altri casi un vettore, poi se vi ricordate come si definiva l'angolo tra due vettori, no? Si diceva l'arco coseno di V scalare V fratto V scalare W fratto norma V norma W. In questo caso vedremo che ogni vettore V fa con se stesso un angolo pari a zero, ovviamente. Allora questo qua si dice che il prodotto scalare è definito positivo, perché questo, perché nell'ambito dell'algebra lineare si potrebbero considerare anche dei prodotti scalari che non abbiano questa prima proprietà. Però siccome noi facciamo l'algebra lineare che ci serve per fare analisi, quando si fa analisi questa proprietà la si pretende sempre. Quindi si vuole che il prodotto scalare sia definito così. Seconda proprietà, V scalare W deve essere uguale a W scalare V, questo per ogni
e W appartenenti a Q. Quindi quando faccio il prodotto scalare di due vettori, se scambio i vettori di posto, il prodotto scalare non cambia. Si dice che il prodotto scalare è simmetrico. La terza proprietà è che se io faccio lambda v1 più mu v2 scalare v doppio, questo è uguale a lambda v1 scalare v doppio più mu v2 scalare v doppio, questo per ogni lambda e mu numeri reali 1 V2 V doppio vettori di doppio. Oh, questa proprietà cosa dice? Dice che il prodotto scalare rispetta questa, che cos'è? Non è altro che una combinazione lineare, è fatta solo con due vettori, però se la facessi di 10 vettori per induzione potrei fare la stessa cosa, cioè se qua ci scrivo somma di lambda i qi, somma di lambda i qi scalare v doppio, cioè si può, la somma si può portare fuori, i coefficienti scalari si possono portare fuori. Quindi questo ci dice che il prodotto scalare è lineare, cioè rispetta le combinazioni lineari. Dove è lineare? Sulla prima componente, mantenendo il secondo vettore fisso. In realtà però, siccome noi sappiamo pure che è simmetrico, è facile verificare, lo faremo tra un attimo, che è quella che si chiama una forma bilineare. Perché bilineare? Perché se io vado a fare osservazione, se io vado a fare v scalare lambda w1 più mu w2, questo è uguale per la simmetria a lambda w1 più mu w2 scalare v, questo è uguale a lambda w1 scalare v più mu w2 scalare v. Se usate adesso un'altra volta la simmetria qua, questo è uguale a lambda v scalare w1 più mu v scalare w1. Che cosa avete ottenuto? Che la linearità è rispettata anche a destra, cioè se io invece la combinazione lineare di farla sui vettori tipo v la faccio su quelli che stanno a destra, che ho chiamato v doppio, giusto per distinguerli, insomma, che succede? Che la combinazione lineare pure in questo caso passa fuori, cioè la somma passa fuori, i coefficienti scalari passano fuori. Allora, lineare a destra, lineare a sinistra si chiama forma bilineare. Forma perché è un'applicazione che ha due applicazioni lineari in ogni componente, che ha due componenti. Chiaro? Allora, che cos'è un prodotto scalare? Se siamo su R, se siamo su uno spazio vettoriale su R, un prodotto scalare non è altro che una forma bilineare simmetrica e definita positiva. Che significa forma bilineare? Che rispetta le combinazioni lineari a destra, a sinistra, ma pure a destra. A destra c'è bisogno di scriverlo? No, perché siccome è simmetrica, la 3', diciamo, la possiamo ricavare dalla 2 e dalla 3, quindi non c'è bisogno di scrivere, perciò abbiamo scritto a parte. Forma bilineare simmetrica, che significa definita positiva? Che quando vado a fare il prodotto scalare di un vettore con se stesso mi viene sempre un numero non negativo e mi verrà 0 solo quando il vettore è il vettore misurato. È chiaro fino a qui? Allora,
Quello che deve essere chiaro è che questa è la definizione generale. Quindi questa era l'osservazione 1. Adesso facciamo l'osservazione 2. Il prodotto scalare canonico su Rn è un prodotto scalare. Qua uno dice vabbè, grazie, è il prodotto scalare canonico, quindi è un prodotto scalare. No, questo si chiama paradosso dell'etichetta. Il fatto che io lo chiami prodotto scalare nel momento che ho dato questa definizione significa che devo verificare queste tre proprie proprietà. Allora le vado a verificare e controllo che effettivamente il nome che gli ho dato è buono. Se no, se il prodotto scalare canonico non soddisfasse una di queste tre proprietà, allora voi potete dire o non chiami prodotto scalare canonico quello di prima o non chiami prodotto scalare in generale questo. Non c'è, capito? Allora, però, come si fa il prodotto scalare canonico? Verifica se ho x appartenente a Rn. Allora x è uguale a x1 xn. Allora abbiamo intanto x scalare x, come, quanto fa? Per definizione fa la somma per i che va da 1 a n di x con i al quadrato. Se vi ricordate, la somma dei prodotti delle componenti omologhe. Ma le componenti omologhe x con i di qua, x con i di là, quando faccio il prodotto di x con i quadri e poi devo fare la somma che va da 1 a n. Ora questa è una somma di quadrati, questi sono numeri reali e quindi è maggiore o uguale di 0, e poi x scalare x è uguale a 0 se e solo se x con i è uguale a 0 per ogni i compreso tra 1 ed n. Cioè se questo deve venire 0, che vuol dire? Che tutti i quadrati devono fare 0. Se una somma di quadrati fa 0, ciascuno di quei quadrati deve fare 0 e quindi tutte le componenti devono fare 0. E quindi questo che vuol dire? Se e solo se x è il vettore nullo, perché se un vettore ha tutti, diciamo di Rn ha tutte le componenti nulli, è il vettore nullo. Quindi questa è la prima proprietà. La seconda proprietà, la 2, allora se andiamo a fare x scalare y, questo è chi è? È somma per i che va da 1 a n di x con i, che ovviamente è uguale a y scalare y. Questo perché? Perché il prodotto in R è commutativo. Quindi questa proprietà, la seconda, è banale. Adesso andiamo a prendere una combinazione lineare a sinistra, la chiamo V e W, facciamo lambda V più mu W scalare Y, la scrivo così perché se scrivo X poi devo scrivere Z, magari la gente si confonde, così V uguale 1 Vn W uguale W1 Wn Y uguale Y1 Yn. Ok, allora questo come si fa? Si fa la somma per i che va da 1 a n di lambda V con i più mu Wi che moltiplica Yi, ma la moltiplicazione è distributiva, quindi cosa mi viene? Mi viene lambda somma per i che va da 1 a n x con i, scusate, v con i Wi, v con i Yi più mu somma per i che va da 1 fino a n Wi Yi uguale, lo scrivo qua, lambda V scalare Y più mu W scalare Y, che era quello che dovevo
dimostrare, cioè che il prodotto scalare è lineare a sinistra. Lineare a destra è inutile, perché se la linea a sinistra è simmetrica, linea a destra. Oh, è chiaro che la notazione è un po' ibrida, a sinistra ho messo W, adesso ho messo Y, ma non fa niente. Credo che si capisca lo stesso. Ok, quindi il prodotto scalare canonico, queste proprietà ce l'ha tutte e tre. In effetti questo non ci sorprende. Non ci sorprende. Ok? Perché da come è fatto il prodotto scalare pare proprio naturale che dovesse godere di queste tre proprietà. Il problema qual è? Piuttosto pensare a un prodotto scalare che non sia quello canonico. Uno dice, ma è inutile complicare le cose, magari ci sta solo il prodotto scalare canonico e pensiamo a quello e basta. No, ce ne stanno altri. Già su Rn ce ne sono altri, però questi li vedremo a suo tempo, perché diciamo in qualche modo sì, sono importanti, però ne voglio far vedere un altro che si può mettere su uno spazio di funzioni. Allora, prendiamo, allora questo qui lo lascio scritta la definizione di prodotto scalare. E adesso andiamo a far vedere che se io cambio, allora prendo V, lo spazio delle funzioni continue su un intervallo AB a valori in R, è sempre quello che conosciamo, eh? Un elemento di questo spazio è sempre una funzione continua definita su un intervallo AB, o meglio specificato a valori in R, perché uno potrebbe pensare che magari la funzione potrebbe avere valori complessi o valori da qualche altra parte. Invece, avendo valori in R, questo è sicuramente, V è uno spazio vettoriale su R. Perché è uno spazio vettoriale su R? Perché se tu prendi due funzioni continue F e G, lambda F più mu G, diciamo, se queste appartengono a V, anche questa appartiene a V per ogni lambda e mu numero ideale. Ok? La solita condizione: siccome tutte le funzioni sono uno spazio vettoriale, per verificare che le funzioni continue siano uno spazio vettoriale basta verificare che la combinazione lineare di due funzioni continue è continua. Se vi ricordate, l'abbiamo dimostrato in analisi 1. Quando io faccio lambda f più mu g, se f e g sono continue, quella là è continua. Allora, come si definisce il prodotto scalare di due funzioni? Oh, guardate, questa è una specie di prodotto scalare canonico, eh? Cioè, anche sulle funzioni avremo, si possono avere più prodotti scalari, ma questo è quello più standard. Cioè, così come per i vettori di Rn il prodotto scalare standard, quello canonico, è questo qua, era quello che sta scritto qua sotto e sto cancellando, per le funzioni il prodotto scalare standard si fa così: F scalare G per definizione non è altro che l'integrale tra A e B di F di X G di X I di X. Allora uno dice, ma se può fare si può fare questo integrale? Secondo voi? Allora, F è continuo, G è continuo, il prodotto com'è? È continuo. Ma se è continuo sappiamo che la funzione continua è inter. Allora si può fare. Quindi già, primo fatto, questo numero si può calcolare. Ed è un numero reale. Ok? Allora, andiamo a vedere che succede se... Allora, io dico che questo è un prodotto scalare su C0 di AB.
Allora, su quello spazio vettoriale là, questo è un prodotto scalare. Allora, devo fare la verifica. Prima ho verificato verifica, andiamo a verificare la 1, prendiamo la proprietà numero 1, f scalare f, quanto fa? Fa l'integrale tra a e b di che cosa? Che ci devo mettere qua? F? F quadro di x, no, f per f, ma f quadro è un quadrato, quindi la funzione è non negativa, quindi l'integrale è non negativo. Inoltre, se l'integrale tra a e b di f quadro di x in de x fa 0, io dico che la funzione deve essere la funzione nulla. Perché? Supponiamo per assurdo che esista x con 0 appartenente ad AB tale che f di x con 0 sia diverso da 0. Allora f quadro di x con 0 è maggiore di 0. Ma se f quadro di x con 0 è maggiore di 0, allora qua sta b, qua sta x con 0, questo è f quadro di x con 0. Allora esisterà un epsilon tale che se io mi metto tra x con 0 meno epsilon e x con 0 più epsilon, f quadro di x sarà maggiore di epsilon. Cioè, siccome f quadro è una funzione continua, per continuità esiste un epsilon maggiore di 0 tale che se x appartiene a x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon intersecato a b, allora f quadro di x è maggiore di epsilon. Ok? Ora però uno, quanto è lunga questa intersezione? Se io prendo x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon, quanto è lunga? 2? Uno potrebbe dire, e se x con 0 coincide proprio con a o proprio con b? Beh, da una parte deve stare dentro a b, quindi almeno questa intersezione è più lunga di epsilon. Quindi cosa segue? Che l'integrale tra a e b di f quadro di x in de x è maggiore di epsilon quadro, però è strettamente così, maggiore o uguale di epsilon quadro, vabbè. Poi mettiamo maggiore o uguale, però strettamente così. Perché di epsilon quadro? Perché su un intervallino che è lungo almeno epsilon, questa funzione vale almeno epsilon. Allora, quando vado a fare l'integrale, la funzione che vale epsilon su quell'intervallino è una funzione a scalino minorante, quando vale su integrale epsilon per epsilon, epsilon quadro. Almeno. Almeno, perché in realtà questo è lungo 2 epsilon e l'altezza è epsilon, però potrebbe succedere che x con 0 è b, quindi l'intersezione c'è da una parte sola, oppure che x con 0 è a, però almeno metà dell'intersezione sta dentro a b, ovviamente se prendo epsilon abbastanza più. Quindi, ma almeno mi interessa quanto sia piccolo epsilon,
né cosa interessa, semplicemente che questo integrale doveva venire strettamente positivo, e infatti viene strettamente positivo perché io ho supposto per assurdo che la funzione non fosse nulla. Se non è nulla, deve rimanere non nulla per un po', quando vado a fare l'integrale non può venire zero. Chiaro? Quindi questa è la prima proprietà, è l'unica proprietà difficile da dimostrare. La seconda e la terza sono facili. La seconda la scrivo qua: f scalare g è uguale all'integrale tra a e b di f di x, g di x in dx, che è uguale a g scalare f. E qua il motivo? Perché chiaramente f di x per g di x è un prodotto, siamo in R, il prodotto commuta, posso anche scrivere g di x per f di x e viene g scalare f. Terza proprietà: se faccio l'integrale tra a e b di lambda f1 più mu f2 scalare g, se vado a fare, scusate, lambda f1 più mu f2 scalare g, questo che cos'è? Non è altro che l'integrale tra a e b di lambda f1 più mu f2 per g in dx. Vabbè, qua ci devo mettere di x e di x. Quando vado a sviluppare mi viene lambda integrale tra a e b di f1 di x g di x in dx più mu integrale tra a e b di f2 di x g di x in dx. Fatemi cancellare la figura che non serve più. Quindi, come vedete, la proprietà numero 2 e numero 3 sono banali, derivano dalla linearità dell'integrale e dalla simmetria dell'integrale del prodotto di dimensione. L'unica difficile da dimostrare era la prima. Oh, con questo cosa abbiamo verificato? Abbiamo verificato che questo f scalare g, questo qua, è un prodotto scalare. È quello canonico di Rn? No, non ci stiamo in Rn, stiamo in uno spazio di funzioni. Ci assomiglia a quello canonico di Rn? In effetti, se ci pensate un attimo, non è così diverso. Perché? Come è fatto quello in Rn? L'ho cancellato, ma era somma di x con y in. Se la somma diventa un integrale, x con i è come f di x con i, perché il valore della coordinata iesima è come. Se immaginate di avere milioni di coordinate, allora invece di avere l'indice i avete l'indice x, perché è la posizione dove state. Invece di avere x con i, cioè il valore della coordinata al posto iesimo, cioè avete f di x, cioè il valore della funzione al posto x. Quindi cosa vi diventa? Integrale tra a e b di f di x g di x in dx. Perché ci vuole integrale in dx? Perché, allora, faccio qua, mettiamo il valore x con 1, x con 2, x con 3, x con 4, eccetera. Allora, quando io, per esempio, supponiamo voglio fare x scalare x, cosa faccio? X con 1 quadro, ma x con 1 quadro, mettiamo che questo intervallo sia lungo 1, non è altro che l'area di x con 1 quadro su una base di lunghezza 1, poi più x con 2 quadro, più x con 3 quadro, più x con 4 quadro, e così via. Cioè somma di x con i quadro delta x con i, cioè delta i, non delta x con i, cioè quella che io, come se ci fosse un'ampiezza nell'intervallo iesimo, che potrebbe essere preso uguale a 1. Comunque, insomma, quello che voglio sottolineare, non posso approfondire questo discorso che ci vuole troppo tempo, ma in realtà cosa abbiamo visto? Abbiamo dato la definizione generale di prodotto scalare, abbiamo fatto vedere che va bene per Rn con il prodotto scalare canonico, abbiamo fatto vedere che va bene su C0 con questo prodotto scalare qua.
Quindi abbiamo almeno due esempi di spazi vettoriali reali con prodotti scalari diversi, completamente diversi. Ci siamo fino a qui? Oh, per quello che vi riguarda, questi saranno sicuramente l'80% dei prodotti scalari che vedrete durante tutto il corso di laurea. Ce ne sarà qualcun altro, ma capirà. Anche per quelli di TLC. Per quelli di civile addirittura sarà il 99% dei prodotti scalari che vedranno. Cioè non ne vedranno sostanzialmente. Ok? Però almeno sono due e sono diversi. Poi cosa volevo dire adesso? Volevo dire che in realtà questo prodotto scalare assomiglia a quell'altro molto più di quello che si possa pensare, semplicemente l'apparente differenza è dovuta al fatto che in un caso è come se le coordinate sono finite, nell'altro caso è come se le coordinate fossero infinite. Ovviamente poi alcune proprietà saranno le stesse, per esempio la 1, la 2 e la 3 saranno le stesse, perché tutti i prodotti scalari devono avere queste tre proprietà. Altre proprietà vedremo che saranno diverse rispetto a questo prodotto scalare Rn, al prodotto scalare canonico Rn è completo ovviamente, mentre C0 di AB non è completo rispetto al suo prodotto scalare, ma questo è un altro discorso, lo affronteremo a suo tempo. Ok, adesso detto questo, cosa vogliamo vedere? Innanzitutto a un certo punto vogliamo pure fare una pausa, che però è ancora presto per fare, ci manca più di qualcosa. Però cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere se ci sono delle ulteriori proprietà da sottolineare che valgono per tutti i prodotti scalari. Allora, sì, e le proprietà sono almeno due. Una è una disuguaglianza che si chiama disuguaglianza di Cauchy-Schwarz e l'altra è il fatto che se io ho un prodotto scalare e ho un certo numero di vettori, numero finito di vettori, e questi vettori sono a due ortogonali, allora i vettori sono sicuramente linearmente indipendenti. Cioè vi ricordate in qualche modo, se noi avevamo 7 vettori in R5, sapevamo possono essere linearmente indipendenti? Possono essere un sistema di generatori? Sì, ma anche no, dipende se genera tutte le 5 o no. Possono essere una base? No, perché sono sicuramente linearmente dipendenti. Perché linearmente indipendenti posso trovare fino a 5 in R5. Poi quando arrivo, metto il sesto, per forza, se non erano già dipendenti prima, per forza devono diventare linearmente dipendenti. Allora, se prendo 7 vettori in R5, possono essere tutti ortogonali? No, perché se fossero ortogonali, vedremo, saranno linearmente indipendenti. Se prendo 5 vettori ortogonali in R5, sono una base? Sì, perché? Perché sono linearmente indipendenti, essendo ortogonali, e non nulli ovviamente, perché se qualcuno è nullo la cosa non va. Però se ho 5 vettori non nulli a due ortogonali in R5, io sono sicuro, da quello che dimostrerò tra un attimo, che sono linearmente indipendenti. Essendo linearmente indipendenti, sono un sistema, una parte libera, come abbiamo chiamata, massimale, perché abbiamo visto che se ci metti il sesto saranno sicuramente linearmente dipendenti. Allora, se sono una parte libera massimale, se vi ricordate, deve essere per forza una base. Quindi se io riesco a trovare, per esempio in R5, 5 vettori ortogonali, questi sono sicuramente una base. Più in generale, poi nella seconda ora vedremo come prendere una base e ortogonalizzarla con, con una procedura che si chiama procedimento di ortogonalizzazione di Gram-Schmidt. Però cominciamo a vedere questo qua che ho detto appena detto, cioè cancello qua perché è più comodo scrivere sulla lavagna davanti.
tanto ormai questa definizione è rimasta in vista abbastanza bene. Oh, uno dice, ma ripeto, perché uno dice parla di prodotti scalari in generale e poi va a prendere anche il prodotto scalare di due funzioni? Perché quando tra un po' faremo le serie di Fourier non ci servirà il prodotto scalare di Rn, ma ci servirà il prodotto scalare delle funzioni. Questo sì. Quindi noi vogliamo fare qualcosa, però la stessa struttura, cioè la struttura di prodotto scalare, gode delle stesse proprietà sia se lo vado a vedere in Rn sia se lo vado a vedere sulle funzioni. Ok, allora, teorema. Allora, siano V1 VH appartenenti a V, V spazio vettoriale su R con prodotto scalare. Sia inoltre Vi scalar Vj uguale a 0 se e solo se I è diverso da J. Cioè sto dicendo che i vettori sono a 2 non nulli e ortogonali. Sta scritto qua Vi scalar Vj è uguale a 0 se è diverso da J. Non nulli perché c'è scritto se e solo se. Se io ci metto J uguale a I, Vi scalar Vi non è 0. Allora se non è 0 Vi non è nullo, se vi ricordate la proprietà del prodotto scalare. Queste sono le ipotesi. Quindi questo è l'ipotesi. Qual è la tesi? Allora, V1, V2, VH è parte libera. Allora, dimostrazione. Prendiamo una combinazione lineare lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più puntini puntini più lambda n Vn lambda h Vh e lo uguagliamo a vettore nullo. Cosa dobbiamo dimostrare? Se vi ricordate, dobbiamo dimostrare che tutti i coefficienti della combinazione sono nulli. Ricordate, se ci metto i coefficienti della combinazione 0, grazie che viene il vettore nullo, è il contrario. Cioè devo far vedere che se questo qua è un vettore nullo, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda h sono tutti nulli. Allora, fissiamo un indice j compreso tra 1 ed h. Allora andiamo a fare lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più lambda H VH scalar Vj. Questo deve essere uguale al vettore nullo scalar Vj, ma il vettore nullo scalare qualunque vettore deve fare 0 e questo si sa. Se volete poi lo dimostro pure, provate a farlo per esercizio. Vettore nullo scalare qualunque cosa deve fare sempre 0. Questo però come lo posso scrivere? Questa quantità qua la posso scrivere anche come lambda 1 V1 scalar Vj più lambda 2 V2 scalar Vj più puntini puntini. A un certo punto arriverò a lambda J Vj scalar Vj più lambda h
QH scalare QG. Io devo il prodotto scalare rispetto alle combinazioni lineari. Allora la combinazione lineare la porto fuori. Allora come viene? Lambda 1, 1 scalare QG, poi viene lambda 2, 2 scalare QG, lambda 3, 3 scalare QG. A un certo punto arriverà J, no? Verrà lambda J, J scalare QG, poi continuerò lambda J più 1, QG più 1 scalare QG, eccetera, eccetera. L'ultimo sarà lambda H, quarto scalare QG. Di tutti questi prodotti scalari io dico che quasi tutti fanno 0. Quali fanno 0? Quelli dove gli indici sono di, quindi questo per esempio fa, se J non è 2, questo fa? Fa 0. Questo fa 0. Qual è l'unico che rimane? Io dico che rimane solo lambda J, QJ, scalare QJ, perché questo indice è fisso. Questo indice variabile, l'unico che può rimanere è quando l'indice di sinistra è uguale all'indice di destra. Quindi lambda J, VJ, scalare VJ è uguale a 0 per ogni J compreso tra 1 e H, perché J era un numero fissato. Però attenzione, VJ scalare VJ com'è? È un numero ed è diverso da 0. Allora in R, che è un campo, vale la legge di annullamento del prodotto, cioè se un prodotto si annulla, questo fattore non è 0, chi deve essere 0? L'altro. Quindi lambda J uguale a 0 per ogni J compreso tra 1 ed H. Fine della dimostrazione. Che è esattamente quello che dovevo dimostrare. Cioè, voi avete una combinazione lineare, questa combinazione lineare è uguale a vettore nullo. Quando fate, mettiamo, fate il prodotto scalare con V con 5, che vi rimane soltanto lambda 5, V5, lambda 5, V5 scalare V5. Ma siccome V5 scalare V5 non è 0, dall'altra parte viene 0, e allora chi può essere 0? Soltanto lambda 5. Ma allora lambda 5 è 0. Però se sceglievo invece di 5 sceglievo 3, lambda 3 pure era 0. Se partivo da 1, lambda 1 pure era 0, lambda 2 pure era 0, lambda 3 pure era 0 e così. Fanno tutti i coefficienti, tutti i coefficienti devono fare tutti 0. Allora se fanno tutti 0 i vettori devono essere linearmente indipendenti. Ma perché sono indipendenti? Perché sono ortogonali. Ovviamente il contrario non è vero. Due vettori, se vi ricordate, già prendete solo due vettori. In R3 per esempio, quando è che erano linearmente dipendenti? Quando erano l'uno il multiplo dell'altro, quindi basta che non siano multipli che sono indipendenti i due vettori, ma questo non implica che siano ortogonali. Invece se sono ortogonali sono indipendenti, se sono indipendenti non è detto che siano ortogonali. Chiaro? Ok. Allora, ricapitoliamo due minuti e poi facciamo una pausa. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso in generale uno spazio vettoriale con uno spazio vettoriale su R e abbiamo definito che cos'è un prodotto scalare. Che cos'è un prodotto scalare? In generale è una qualunque forma bilineare simmetrica e definita positiva. Che significa? Bilineare simmetrica definita positiva. Definita positiva significa che quando faccio innanzitutto il prodotto scalare si fa di due vettori e mi restituisce un numero reale. In secondo luogo, questo numero reale quando faccio V scalare V è sempre maggiore o uguale di 0. In terzo luogo, se viene 0, viene 0 se e solo se il vettore V scalare V viene 0 se e solo se V è il vettore nullo. Questo significa definito positivo. Poi simmetrico significa V scalare W uguale a W scalare V, quindi se scambi di posizione V e W non cambia niente. E bilineare significa che se mantengo un vettore fisso e dall'altra parte ci metto una combinazione lineare, la combinazione lineare passa fuori, tanto a sinistra quanto a destra.
noi nella proprietà numero 3 ci basta scriverlo solo a sinistra, per quale motivo? Per la simmetria, se vale a sinistra deve valere quella a destra. Ok? Questa è la definizione astratta di un prodotto scalare. Allora, quali sono i prodotti scalari che abbiamo a nostra disposizione? Ne abbiamo individuati almeno due, poi ne vedremo altri, ma ne abbiamo individuati almeno due. Uno per i vettori di Rn, che è uno spazio vettoriale su R, che è il prodotto scalare canonico, quello che abbiamo già visto l'altra volta, somma x scalare y uguale somma di x con y, cioè la somma dei prodotti e le componenti omologhe, e questo abbiamo verificato che sia un prodotto scalare. Poi abbiamo detto, ma se io prendo due funzioni, invece di fare posso fare il prodotto delle componenti? Le componenti non ce l'ho, però i valori delle funzioni ce l'ho, faccio il prodotto dei valori delle funzioni che si chiama prodotto delle due funzioni, quindi posso fare f per g, e quando ho fatto questo prodotto lo posso sommare in qualche modo? Beh, la somma in quel caso è l'integrazione, quindi io posso fare f per c per g è integrato tra a e b. Lo posso fare per tutte le funzioni? Non lo so, però sicuramente lo posso fare per le funzioni continue, perché se prendo due funzioni continue, il prodotto è ancora una funzione continua, l'integrale di una funzione continua si può fare, quindi su c0 di ab questa quantità la posso definire. Quando vado a vedere se è un prodotto scalare, è un prodotto scalare? La risposta è sì. Per quale motivo? Se faccio l'integrale di, se faccio f scalare f, cioè integrale di f quadro, questo è sempre non negativo, e se viene 0 vuol dire che la funzione è nulla, non può venire 0 senza che la funzione sia nulla. È simmetrico? Sì, perché se scambio f e g non cambia niente. È bilineare? Sì, perché se vado a, mantengo fissa g, ci metto una combinazione lineare al posto di f, la combinazione lineare passa fuori dall'integrale perché l'integrale è funzionale. Bene, quindi questi sono due prodotti scalari. Allora, che ci facciamo col fatto di avere due prodotti scalari? Una prima proprietà che abbiamo dimostrato poc'anzi è che se noi abbiamo un certo numero di vettori in quello spazio e sappiamo che sono non nulli e a due ortogonali, automaticamente sappiamo che sono indipendenti. È chiaro? Per esempio, lo posso fare con le funzioni, no? Per esempio, prendete la funzione 1 tra meno 1 e 1 e la funzione x tra meno 1 e 1. Allora, quando il prodotto di 1 e x farà x integrato tra meno 1 e 1, siccome una funzione dispari, verrà 0. Allora, qualunque funzione pari sull'intervallo meno 1, 1 continuo e qualunque funzione dispari continuo tra meno 1 e 1, quando vado a fare il prodotto scalare, come sono tra di loro? Sono ortogonali e quindi sono indipendenti. E questo è ovvio, perché essendo due vettori sarebbero dipendenti solo se l'uno fosse il multiplo dell'altro, ma il multiplo di una funzione pari è una funzione pari e non può essere una funzione dispari, a meno che non sia la funzione nulla, che è contemporaneamente sia pari che dispari. Se ci riflettete torna tutto chiaro? Però più in generale, se io ho tre funzioni e f, g, h, phi, rho, insomma, un certo numero di funzioni, e faccio integrali su ab, queste sono tutte continue, vado a fare i prodotti, faccio integrare i prodotti, vengono sempre 0, automaticamente so che quelle funzioni come vettori sono indipendenti. Che significa? Che se prendo una combinazione lineare di quelle funzioni, se viene la funzione nulla, i coefficienti sono tutti nulli, cioè in particolare non posso esprimere nessuna di quelle funzioni come una combinazione lineare delle altre, non lo posso fare. E questo pure è qualcosa di utile, che sarà utile a suo tempo. Bene?